buonasera a tutti e grazie di aver scelto di partecipare a questo importante incontro del Festival della Missione. Il nostro incontro, tra l'altro, sarà trasmesso via streaming, quindi avremo una partecipazione più ampia. Ci occupiamo di un tema particolarmente importante, che è quello della giustizia riparativa. Io vi premetto subito che non sono un grande esperto, nel senso che danni li faccio da altre parti e quindi mi occupo generalmente di economia e di politica, però questo tema è un tema che dovrebbe essere all'attenzione dell'opinione pubblica sempre, perché quando si parla di giustizia riparativa si parla di un momento nel quale si riconnettono delle relazioni, si introduce un clima diverso. Del resto, per la nostra Costituzione, poi non mi spingo oltre perché c'è la Ministra, insomma, la pena ha una finalità riabilitativa e quando ci troviamo di fronte a questioni processuali, questo avviene nel momento in cui una relazione si è rotta, sono stati commessi dei delitti, sono stati fatti dei danni, a volte molto gravi, ma una società deve porsi il problema di avere una giustizia riparativa con pene che sono finalizzate alla riabilitazione e all'inserimento. Ci rendiamo conto che un tema di questo tipo è un tema politicamente molto delicato e rilevante. Allora io ringrazio innanzitutto la ministra Marta Cartabia che è qui presente, alla quale va il nostro ringraziamento per lo straordinario lavoro che ha svolto come ministra del governo Draghi. Questo applauso non era nel copione e non era nel programma, soprattutto perché ha portato a termine tra difficoltà rilevantissime una riforma della giustizia penale e civile, di cui questo aspetto che discuteremo questa sera è parte integrante. Se vogliamo, è anche riassume l'anima e lo spirito, se possiamo dire, di un'intera riforma, insomma. E non era una riforma che ci chiedeva l'Europa, come spesso si è detto e scritto, è una riforma che stava dentro il nostro bisogno di progresso civile, anche ovviamente in una prospettiva che a tutti ci riguarda, che è quella che ci vede anche qui riuniti, di una presenza cattolica nella società. Presenza che a volte io faccio fatica a trovare, ma questa è una mia impressione personale, ma che non c'entra nulla col dibattito di questa sera. Accanto alla ministra c'è Adolfo Ceretti, docente, criminologo e presidente della commissione che si è occupata nell'ambito della riforma di tutti i temi relativi alla giustizia riparativa. Alla mia sinistra c'è Suor Nelly Leon, che è prima donna cappellano del carcere femminile di Santiago del Cile. Ti ringraziamo. E il suo è un altro primato femminile, questo dobbiamo dirlo con molta sincerità. Allora, quando parliamo di giustizia riparativa, parliamo di giustizia mite, ma che non è giustizia debole. Questo spero che sia chiaro, perché spesso quando si parla di questi temi ci sono posizioni
politiche a volte pregiudiziali che riguardano il tema della sicurezza, che riguardano il tema dei rapporti sociali, che riguardano il tema della tenuta della legalità, sulle quali ovviamente le sensibilità sono diverse. Le posizioni e le opinioni sono diverse, sono del tutto legittime, insomma. Però quello che è lo spirito dell'incontro di questa sera è di spiegare che cosa è avvenuto, un'informa molto importante, molto significativa, che secondo me descrive anche il grado di civiltà di un paese, il grado di civiltà di un paese. E allora io ringrazio ancora la ministra Cartabia, le cedo la parola anche perché credo che ci siano alcuni video che lei vorrà. Mi sorprende sempre perché l'ultima volta che ci siamo visti a Cernobbio aveva uno dei dipinti straordinari, e quindi per cui le lascio la parola e la ringrazio ancora. Grazie, grazie direttore, grazie agli organizzatori di questa serata e a tutti voi presenti. Non è affatto scontato trovare interesse da parte di persone che hanno tutti i loro impegni, le loro esigenze, le loro giornate piene di tante attività, essere qui un venerdì nel tardo pomeriggio ad ascoltare, a parlare di giustizia. Però mi fa veramente piacere parlarne a un pubblico, diciamo così, alla cittadinanza, parlarne a un pubblico non specializzato. Ho parlato di giustizia negli ultimi 2 anni, ovviamente, come potete immaginare, quasi ogni giorno, in contesti politici, ai magistrati, agli avvocati, a tutti gli specialisti, ma mi fa particolarmente piacere parlarne a un pubblico generale, perché tra l'altro proprio questa settimana, il 28 settembre, si è concluso il percorso che ha portato all'approvazione definitiva delle riforme che ci eravamo prefissi di realizzare con il governo Draghi, e uno dei capitoli più innovativi, forse il più innovativo, è proprio quello che riguarda la giustizia riparativa, che secondo me è un'espressione che ai più non suggerisce nulla di specifico, non evoca nessuna nota già conosciuta. Non perché non esista nella nostra società tante esperienze significative di giustizia riparativa, ma perché, se noi pensiamo all'immagine della giustizia, abbiamo delle idee che non abbracciano questo paradigma, che è davvero un elemento di novità. Quello che io vorrei provare a iniziare a fare, e che sarà il compito che mi prefiggo di fare nel futuro, è di diffondere questa nuova cultura della giustizia. Siamo nell'ambito della giustizia penale, quindi succede un fatto di reato, può essere un fatto violento, un attacco fisico al corpo di una persona, può essere un attacco dei beni materiali. Insomma, la giustizia penale è quella in cui lo Stato reagisce con gli strumenti più duri, perché vengono violati, vengono commessi danni più gravi e profondi alle persone e alla collettività. Questo ambito di solito ci evoca immediatamente una immagine, che è quella del carcere. Giustizia penale evoca una punizione, e normalmente questa punizione nell'epoca contemporanea, anche questo è frutto di uno sviluppo, perché prima si faceva anche di peggio, ma insomma evoca l'immagine del carcere. Allora, cosa c'entra, che cos'è la giustizia riparativa? Il carcere è necessario, il carcere evidentemente è un tipo di risposta dello Stato di fronte a chi porta pericolo nella società, minaccia la sicurezza, la tranquillità delle persone, quindi è necessario per separare, per mettere al riparo i cittadini da eventuali problemi di sicurezza nel momento in cui si
rende necessario fermare la pericolosità di alcuni soggetti. La riforma che abbiamo compiuto, da un lato, vuole diversificare la pena, non c'è più solo il carcere. Vi faccio notare che nella Costituzione italiana, questo articolo 27 che è stato evocato dal direttore De Bortoli, non si parla di carcere, si parla di pena, per cui ci possono essere forme diverse, e questo è stato sviluppato molto in questa riforma, ma non voglio soffermarmi ora qui. Per darvi un'idea, ci sono i lavori di pubblica utilità, la messa alla prova, ci sono le pene pecuniarie per i reati che colpiscono, per esempio, reati finanziari o altre cose. Insomma, c'è una pluralità di risposte penali. E questo resta fermo. È necessario punire di fronte a un fatto che è un grave disvalore, che porta danno alle persone. La giustizia riparativa si sviluppa parallelamente, interloquisce, ma non soppianta, ma si sviluppa parallelamente alla tradizionale giustizia penale. Da dove nasce questo bisogno di un secondo ramo della giustizia, diciamo così, penale? È difficile spiegarlo in astratto. Vi racconto come l'ho conosciuto io. E l'ho conosciuto attraverso il lavoro professionale ed impegno civico anche, non solo professionale, di Adolfo Ceretti, senza il quale questo capitolo della riforma semplicemente non esisterebbe. Non esisterebbe non solo per il lavoro che ha fatto per il Ministero, con una generosità, un dispendio di energie e di tempo davvero inimmaginabili, ma non esisterebbe perché è stato grazie a lui che mi è capitato qualche anno fa di venire a conoscenza di un mondo di cui non immaginavo neanche l'esistenza. Mi aveva regalato anni fa un libro straordinario, che spero sia ancora disponibile, che sia ancora diffuso nelle nostre librerie, che si chiama Il libro dell'incontro. Ed è un libro, non è il solito libro, non è un racconto, non è un romanzo, non è un libro di storia, non è un saggio. È un libro che racconta incontri durati per 8 anni e che hanno coinvolto le vittime degli anni di piombo, un pezzo della nostra storia ancora sanguinante per tanti motivi, e alcuni degli autori di quei reati. Racconta parole, momenti, incontri, reazioni, appuntamenti, paure, risposte, che si sono dispiegati silenziosamente, senza che nessuno ne sapesse nulla, nella più totale riservatezza, direi. Immaginatevelo, tra chi ha commesso certi fatti gravi per le persone che sono state colpite, per l'intera società italiana, e chi più direttamente ha subito i danni fisici, morali, psicologici di quegli anni. Con l'aiuto, cosa c'entra Adolfo Ceretti? Con l'aiuto di mediatori, lui e alcuni altri pionieri di questa giustizia svolgevano un ruolo di mediazione, di facilitatore dell'incontro, i cui protagonisti restano le vittime e gli autori di reato. Leggendo quel libro io sono rimasta letteralmente travolta da una possibilità nuova. È una modalità che, sebbene ho inteso,
traeva ispirazione da un'altra esperienza storica straordinaria, che è la pacificazione del Sudafrica dopo l'apartheid, dove, finito il regime dell'apartheid, si trattava di far rinascere una nuova società profondamente divisa, profondamente lacerata, con amici e nemici da tutte le parti, con morti, feriti, braccia amputate, corpi lesi, famiglie dimezzate, farla rinascere dopo una tragedia nazionale come quella. E rinacque grazie all'ispirazione di alcuni grandissimi nomi, Mandela, Tutu, sono personaggi storici che hanno lasciato veramente un segno nella storia, che ispirandosi ad alcuni elementi della tradizione locale hanno avviato un'esperienza in una forma di giustizia che si concentrava su una commissione verità e riconciliazione, attenzione alle parole, verità e riconciliazione, in cui si è fatto veramente un lavoro di presa di coscienza pubblica di che cosa era avvenuto nella storia di quel paese, nelle storie individuali, con racconti, assunzione di responsabilità da chi ha commesso fatti efferati di una crudeltà che non possiamo neanche immaginare e chi quei fatti ha subito. Verità e riconciliazione. Questi incontri in cui l'autore di un reato guarda negli occhi la vittima e la vittima accetta di incontrare l'autore di reato, generano una capacità ricostruttiva che è difficile da spiegare. Naturalmente nessuno può essere obbligato, costretto, non è una strada che può essere imposta dalla legge, è una strada che viene offerta, ma può solo essere accettata liberamente se entrambe le parti vi acconsentono. Ma quello che questi incontri possono suscitare può solo essere testimoniato, non può essere spiegato. E può solo essere testimoniato dai veri protagonisti, di chi ha attraversato percorsi di questo genere. Ora, questa sera non possiamo, come sarebbe stato bello fare, ascoltare direttamente o attraverso video per lungo tempo le voci di chi ha attraversato questi percorsi. Però ho chiesto di preparare due piccole pillole, sono meno di un minuto l'una, perché almeno possiate sentire l'intonazione della voce con cui certe parole sono dette dai protagonisti. Si tratta di due vittime che hanno subito reati molto gravi in ambienti completamente diversi, scenari completamente diversi. Uno è, non so con che ordine saranno proiettati, ma poco importa, una è una donna irlandese, Albie Griffith, che ha subito una violenza sessuale. L'altro, lo sappiamo bene, è ben noto al pubblico italiano, è Manlio Milani, che ha perso la moglie, oltre ad aver assistito personalmente alla strage di Piazza della Loggia a Brescia nel 1974. Siamo nel cuore di quegli anni di piombo che sono stati proprio l'ambito in cui la giustizia riparativa in Italia ha avuto un terreno di coltura e delle esperienze molto avanzate, di cui poi forse Adolfo ci dirà qualche cosa. Se possiamo sentire brevemente le parole di questi testimoni, poi dico solo due o tre cose e lascio ad altri poi di commentare. The meeting itself took place and was everything I could have hoped it would be and more. We met, I got the opportunity to tell this man what it felt like during his assault on me. I got the opportunity to tell him, you know, the aftermath, the long-term implications of his actions for me on that night.
I also got to ask him those questions that I really felt I needed the answer to, and he was able to answer them for me. When I walked out of that room, I felt absolutely elated. I felt healed at a really deep level, a level I can't even really describe. It was everything, as I said, I could have wanted. And one of the most important things, I think, that had happened in that room was that two people who had previously not seen each other as humans now did. And as a result, we were really able to transcend the crime itself. Raccontare che cosa significa violenza, ma raccontare anche che è possibile trovare percorsi che riportino alla tua vita e contemporaneamente diventano percorsi che riportano dentro di noi la vita degli altri e ciò che loro ci hanno lasciato come eredità attraverso una lotta, attraverso passaggi che determinassero delle condizioni per poter vivere e riconoscerci l'uno con l'altro. E questa io credo che sia la nostra responsabilità. Quindi narrare la violenza, ma per far capire che altre strade sono possibili. Narrare la violenza per comprendere che altre, per far capire che altre strade sono possibili. Io ho avuto modo di parlare ripetutamente con i protagonisti di questi incontri, di questi video. C'è qualcosa di estremamente autentico nel tono delle loro parole, perché è un vissuto reale di qualcosa di inimmaginabile. Mi sono domandata che cosa potesse spingere una donna a voler incontrare chi le ha portato violenza, la violenza più inaccettabile a un corpo femminile. C'è un film molto bello che lei ha accettato, in cui ha accettato di recitare personalmente e che fa rivivere tutto l'incontro con il suo violatore, che peraltro in quel caso è una controfigura, ma ti fanno vivere, si chiama Incontro per l'appunto, ed è un film che è disponibile per chi fosse interessato a vedere proprio che cosa accade in quella stanza. In un'altra occasione l'ho sentita raccontare e c'è un aspetto che mi ha molto colpito della sua storia e riguarda il fatto che quello che le viene restituito, in questo caso, non è un rapporto con chi le ha portato una violenza di quel genere, non era quello che cercavo, non era neanche forse una vera e propria riconciliazione, ma le ha tolto la paura, le ha restituito la possibilità di avere fiducia in se stessa, lei lo dice esplicitamente. Lei usava questa parola, mi sono risentita empowered, restituite le mie forze, le mie energie, la mia possibilità di uscire la sera senza avere il terrore che qualcuno, guardando quelle scarpe rosse che avevano suscitato le fantasie del suo assalitore, potesse di nuovo attaccarmi. Quindi è una giustizia che guarda, porta anche come protagonista un soggetto che nel nostro processo penale non c'è, ed è la vittima, perché nel nostro processo penale tutto è teso, con tutte le garanzie, a punire l'autore del reato. La vittima semmai compare per un risarcimento del danno economico, e questo non è poco. Nelle parole di Manlio Milani c'è ancora forse qualcosa di più, anche perché Manlio è forse all'origine di un movimento civile di tante persone che poi si sono aggregate a lui, è il fondatore della Casa della Memoria
che è un centro di documentazione della strage di Brescia, ma insomma è anche un centro di aggregazione di tante persone che hanno subito la violenza di quegli anni, la violenza efferata, diffusa di quegli anni. Ed è anche qualcosa in cui lui dice, guardarsi, come narrare la violenza, adesso non ricordo più l'espressione esatta che ha utilizzato, ma per superare quei fatti, sia da parte degli autori, sia da parte delle vittime. C'è qualcosa, c'è una possibilità in più, anche per l'autore di reato. Guardare al fatto per cui stai subendo una punizione non come semplice violazione di una norma della convivenza, ma come violazione di una persona. Ti assumi la responsabilità di guardare negli occhi chi ha subito gli effetti di quella violenza. È dura, sarà mite, direttore, ma non è affatto debole una giustizia così, che chiede o propone all'autore di reato di incontrare la persona che ha subito una perdita di una persona cara, ha avuto un attacco fisico o quello che sia. In questo senso dico che è un paradigma nuovo, perché chi ha commesso dei reati avrà la sua punizione, perché non va a sostituire il processo, certamente, perché è qualche cosa, tutto da incominciare nel nostro sistema, perché la società ha dato degli spunti, delle occasioni nate dal basso. Quello che la legge ha fatto, cosa abbiamo fatto con questa riforma? Abbiamo semplicemente preso atto di un bisogno di superare gli effetti dei reati, la conflittualità, la lacerazione che lasciano certe ferite, con degli strumenti, dei luoghi, dei tempi dove tutti possano ricominciare, tutti possano davvero guardare oltre, gli autori di reati e le vittime. La legge crea le strutture, immagina i centri, immagina la formazione dei mediatori, crea la possibilità che questo tipo di giustizia si possa sviluppare veramente, sarà frutto invece di un lavoro collettivo che possa partire dalla maturazione di una cultura diversa. Possiamo dire tante cose, ci saranno tante domande, immagino che nascano dentro di voi, ma per quali tipi di reato possono essere fatti? Vi dico già subito, per tutti, abbiamo preso proprio i più gravi, proprio per dire che se si può fare per una violenza sessuale o per una strage, si può fare naturalmente per il furto in una casa, piuttosto che per lo spaccio di droga o quant'altro. Ci possono essere tante riflessioni che possiamo fare, ma questa sera io intanto mi fermerei qui, perché quello che vorrei proporre è aprire una finestra, suscitare un interesse, una curiosità per un pezzo di una riforma che non sono parole mie, ma me le ha restituite un grande penalista raccontando di questa riforma. Quello che vuole fare è mettere la persona al centro. La persona autore del reato, quando me l'hanno raccontata, me l'hanno spiegata così, ho detto sì, è vero, stavamo facendo proprio questo, non era intenzionale. La persona, la vittima, la persona autore, ma sempre la persona. Un reato non è una violazione di una regola, è la violazione di una persona, sempre, anche quando colpisce soltanto aspetti materiali. Grazie. Grazie Ministra, non solo per come ha spiegato questa riforma, ma anche per la passione e per l'attenzione ai valori umani che accompagna questa riforma. Uno dei grandi temi, e adesso passo subito la parola al Professor Ceretti,
è quello ovviamente di ridurre il più possibile la recidiva, no? Alcune pene, per esempio alcune pene espiate in carcere e soprattutto per i reati minorili, insomma, no? La recidiva è molto alta e laddove è stato possibile ridurre la recidiva è stato quando si è sviluppato, diciamo, un dialogo, un incontro, non una, forse questo il titolo che abbiamo dato, condono, purtroppo nel nostro lessico quotidiano condono è più portatore di valori negativi che di valori positivi, insomma, ma perdono è forse meglio, perché comunque il perdono non è mai un'amnistia, non è mai un condono, è un nuovo inizio, no? Ma forse quando, e finisco qui perché la materia è appassionante ma ovviamente anche estremamente complessa, quando si suscita un senso di colpa autentico in una persona, beh, forse a questo ha più effetto di qualsiasi pena restrittiva, cioè nel senso che se è autentico questo senso di colpa, perché è chiaro che siamo su un terreno molto sdrucciolevole, no? Se è autentico è il risultato di un incontro e quindi è un nuovo inizio che è riparatore per chi ha subito la violenza, il torto ed è la vittima del delitto, ma può essere anche un nuovo inizio. Quindi è laddove poi esistono delle comunità che forse cresce la possibilità di incontri di questo tipo e anche di un percorso di giustizia riparativa. Professor Ceretti. Grazie, buonasera a tutte e a tutti, e grazie a padre Piero Masolo per l'invito, graditissimo. Devo ricambiare le parole così affettuose della ministra Cartabia. Devo dire che il lavoro che è stato fatto è straordinario, parlo del lavoro proprio ministeriale, la gente ha lavorato giorno e notte, non sto usando delle parole a caso, per chiudere in tempo questa riforma e portarla in Parlamento e farla approvare. Quindi grazie di cuore. Permettetemi di dire che le notti non erano tante le mie, ma dei tantissimi, tantissimi funzionari, magistrati, esperti, avvocati, eccetera, che hanno lavorato letteralmente anche tutta l'estate, ovviamente, quando i tempi si sono accorciati improvvisamente, notte e giorno, senza interruzioni, per arrivare al 28 settembre. Grazie davvero anche a loro. Davvero. Inizio con un brevissimo inciso, è stato visto, avete visto il video di Manlio Milani, e voglio solo comunicarvi l'appellativo con il quale io interloquisco con lui. Io lo chiamo il Mahatma Manlio, perché Milani è probabilmente la persona con l'anima più grande che io abbia mai incontrato da quando sono nato, e è stato uno dei perni dell'incontro appunto che con Claudia Mazzuccato, penalista in Cattolica, e padre Guido Bertagna, un padre gesuita, abbiamo condotto per 7 anni, avvicinando responsabili della lotta armata e vittime o parenti di vittime. Vorrei leggervi un paio di frasi che appunto sono riportate nel libro dell'incontro, ma che danno l'idea dello spessore, si avvicinano molto a queste. Qui sono più
naturalmente legate a un ambito politico, e potrete attraverso queste frasi capire il lavoro che una persona deve affrontare nel momento in cui è chiamata a narrare se stessa, perché il male, io credo che non avviene mai come una esplosione animalesca, come qualcosa di legato a degli aspetti che difficilmente noi possiamo rintracciare se non attraverso la psicoanalisi, l'inconscio e tutta una serie di processi molto legati a terapie, eccetera, eccetera. Io, come è stato detto dalla signora Griffith, credo che se nella giustizia noi riusciamo a introdurre, come questa riforma ha fatto, dei luoghi in cui le persone possano iniziare una autonarrazione, quindi una conversazione interiore, un soliloquio, ragionando su quello che hanno commesso. E questo soliloquio, questa conversazione interiore inizia a essere il punto di partenza di un ascolto reciproco, cioè il soliloquio del responsabile, il soliloquio della vittima, perché prima ancora di parlare a te stesso, io devo parlare a me stesso e raccontarmi. E quanto è difficile raccontarsi il male inferto e subito. Io non parlo solo dei reati più atroci, ci sono anche dei reati bagatellari che possono portare nella vita delle persone inquietudine, senso di insicurezza, paura, come è stato già magistralmente anticipato. Ecco, allora le parole del male, quelle sulle quali noi mediatori lavoriamo un po' come dei maghi merlini, non c'è niente di magico, ma è per dire che dobbiamo essere degli artefici nella trasformazione delle parole e dei linguaggi e delle conversazioni interiori. Queste parole sono state pronunciate da un ex brigatista rosso, un nome che fa ancora oggi tremare le vene e i polsi. Volevi portare la vita, hai portato la morte. Volevi difendere la dignità della vita e sei finito a spalleggiare l'oscenità della morte. Volevi eliminare l'immiserimento dei sentimenti e pensieri quotidiani e hai portato quotidiana desolazione nei cuori. Allora il carico che devi affrontare non è solo quello di aver tradito la vita, ma anche quello ancora più pesante di aver tradito te stesso. Qui ci sono dei temi da tragedia greca, veramente dei temi da tragedia greca, e infatti tutto il nostro modello di mediazione, di lavoro, ricalca il modello di una tragedia greca, perché noi accogliamo il male, accogliamo ciò che è accaduto in una fase che noi appunto chiamiamo il coro, come il coro in una tragedia greca annuncia la sventura. Abbiamo qui una specialista di questi temi, annuncia la sventura, cioè la peste si è abbattuta su Tebe. Ecco, allo stesso modo noi diamo la parola alle persone, a tutti i protagonisti delle vicende, per poter iniziare a raccontare dal loro punto di vista, con la propria voce, e quindi le vittime prendono la parola, c'è questa espressione biblica, kenegdo, cioè l'uno di fronte all'altro, gli occhi dell'uno che guardano gli occhi dell'altro, prendono la parola raccontando la sventura.
E dopodiché, come nelle tragedie greche, c'è il periodo, il momento della crisi. La crisi è esattamente quella che nei nostri incontri di giustizia riparativa noi definiamo come appunto lo spazio in cui le persone possono cominciare a dialogare. E le parole del male non sono più quelle fredde, algide della legge, del diritto penale, degli specialisti, dei processual penalisti. Diciamo che il conflitto è restituito alle parti, sempre che lo desiderino, perché all'articolo 1 della legge, lo voglio condividere, si legge: è un programma di giustizia riparativa ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale adeguatamente formato, denominato mediatore. Quindi c'è la consensualità, e questa consensualità, i mediatori, qui c'è una mia allieva palermitana di uno dei primi corsi di mediazione, consensualità è qualche cosa che non viene dall'alto, ma è qualche cosa che si inizia a costruire con chi avvicina le parti, perché costruire il consenso e dire sì, io sono disponibile a incontrare il mio perpetratore, è qualcosa di indicibile, e per narrare l'indicibile bisogna simbolicamente avvicinarlo, e per avvicinarlo ci vogliono delle parole adeguate, è solo una questione di linguaggi. Tanto per darvi l'idea di come, questa è una frase, quella che vi ho letto, dell'inizio del percorso, una delle frasi che sono state dette 6 anni dopo questo lungo lavoro, ci dice tutta la consapevolezza che una persona può aver maturato. Premessa: per la giustizia non durano 6 anni gli incontri di giustizia riparativa, durano poche settimane, pochi mesi, ma qui si trattava di qualcosa di straordinario, nel senso non ordinario. Ecco, ve la leggo. In realtà noi non stiamo abolendo le differenze. Già questo ti dà l'idea che la ciascunità rimane. Io so di essere il perpetratore, io so di essere la vittima. Non è che si diventa amici, o meglio, si può diventare amici, ma non si aboliscono le differenze. L'aver incontrato un noi non toglie le differenze, l'incommensurabile. Noi abbiamo spezzato delle gabbie che volevano fermarci in un luogo, abbiamo creato un nostro luogo, pur nel rispetto profondissimo del dolore, perché il dolore di Mario non è stato il mio dolore, né quello di Agnese e quello di Mario, ci tengo che loro lo sappiano. Allora, ogni uomo è un cosmo, come ci insegna Elias Canetti. Ognuno, ma proprio ognuno, è un cosmo. E se noi vogliamo avvicinare le persone, dobbiamo farlo partendo da questa idea, che la ciascunità, cioè il mio motto sulla giustizia è che le persone vanno contate per una, e che ognuno, ma proprio ognuno, deve trovare uno spazio per autonarrarsi e per essere ascoltato e per ascoltare gli altri. Solo in questo modo si costruisce un riconoscimento reciproco. Nelle mie parole, appunto, la giustizia riparativa è un contenitore
privilegiato per accogliere il disordine. Attenzione, non per ricostruire l'ordine. A quello ci pensa la giustizia penale, con la spada, eccetera, eccetera. Noi accogliamo il disordine, che è una cosa completamente diversa, cioè l'insieme dei sentimenti, delle emozioni, delle passioni che le persone incontrano, esperiscono, sentono, quando si trovano gettate dentro a un conflitto che ha anche una valenza penale, perché quando io commetto un reato e parallelamente si genera un conflitto, e questo conflitto può avere degli effetti estremamente distruttivi. Immaginatevi appunto una violenza sessuale. E questi resti rimangono nei corpi delle persone. Questi resti rimangono nei corpi delle persone. Allora, la giustizia riparativa si occupa di questi resti, del male che rimane sotto forma di rancore, di rabbia, di desiderio di vendetta, di senso di colpa, di anestesia corporea. Quella è la cosa peggiore che possa capitare, quando le persone non sentono più nulla, perché il dolore è troppo forte, e quindi vengono alterati i confini del proprio sé, penetrati i confini del proprio sé. Non c'è più un fuori e un dentro. Noi abbiamo la pelle. C'è un libro di uno psicoanalista francese, Anzieux, un grandissimo, che si intitola L'io pelle. La pelle quando è bucata, o è bucata, per esempio, non so, quando una persona subisce un furto in appartamento, viene bucata la corazza che ti divide, cioè che divide il fuori dal dentro, e si crea un'ambiguità. Questo spazio ambiguo interno, terribile, che i reati producono, e che io studio da 25 anni, è questo spazio dove appunto i linguaggi fanno fatica a trovare parole significanti, perché ogni linguaggio diventa impossibile a dire, come ci suggeriva la ministra Cartabia, cioè a dire, a nominare quella parola, quell'evento, con una parola che per me sia significante. Noi facciamo questo lavoro per ritrovare appunto parole che possano avere per il futuro un significato, perché il reato cancella. Io parlo sempre, uso questa espressione, la perdita del prima. Non c'è una vittima, ma anche autore di reato, che quando vengono ai nostri incontri non usano questa espressione. Abbiamo perso un prima. Il prima in genere è un senso ontologico di sicurezza che si smarrisce. E io questo lo vedo quotidianamente, quando viene la signora Pina, che le hanno rubato il portafoglio sul tram, dove aveva l'unica foto di suo marito e non l'avrà mai più, fino a Sudafrica o alla Colombia, che è un paese dove, con Roberto Cornelli, che è un mio collega, sto lavorando da anni alla processi che cercano di portare avanti gli accordi di pace del 2016. C'è una commissione per la verità e una, diciamo, un'altra istituzione più legata a restituire giustizia, e finisco subito, che cercano di lavorare su quegli effetti distruttivi
che il conflitto, la guerra civile, durata 52 anni, io non so se qui c'è qualcuno che lavora in Colombia, una guerra civile durata 52 anni e che ha prodotto 8 milioni di vittime. Tanto per darvi un'idea, in Italia durante gli anni di piombo i morti sono stati 428. Non è una questione di numeri, uno è già il 100% di più di quello che noi desideriamo, ma questo per darvi un'idea di come è penetrata nel cuore delle relazioni la guerra civile. E gli accordi di pace del 2016 e la legge costituzionale che ha fatto seguito hanno puntato sulla giustizia riparativa come strumento, non il principale, ma con una dignità altissima, per cercare di ricostruire i legami. Ecco, io ho avuto l'onore di essere chiamato a formare i mediatori colombiani e naturalmente anche di iniziare con loro dei lavori sul campo, e vi assicuro che, come diceva la ministra poc'anzi, la mia amica Marta, preferisco chiamarla così, entri in questi villaggi e trovi delle comunità che sono state totalmente distrutte da comportamenti che hanno tolto l'umanità, come dice Hannah Arendt, crimini che non si possono né punire né perdonare. E quindi bisogna fare qualcosa accanto al perdono, perché è un lavoro, come dice Manlio Milani, in cui anche le vittime devono spostarsi dalla loro posizione, dai loro corpi congelati dai reati che hanno subito, perché i corpi, come dicevo prima, si congelano. Allora chiudo dicendo semplicemente quello che devono fare i mediatori. I mediatori stanno lì in mezzo ad accogliere gli affetti, le passioni, i sentimenti sociali, a partire dalle esperienze delle vittime e dei loro perpetratori. Li accompagnano nel coro, li accompagnano nella crisi per cercare di arrivare a una catarsi. E i mediatori invitano le persone a prendere la parola, a esprimere il caos interiore, eccetera, eccetera. E naturalmente tutto quello che si cerca di fare è quello di riuscire a far condividere le memorie, perché questo è, la mia memoria è incommensurabile con la tua, la mia memoria di perpetratore con la tua di vittima. Quello che possiamo fare è cominciare a condividere degli spazi e dalla deumanizzazione ricominciare dei passi per riumanizzare i volti, gli sguardi, e la giustizia diventa una giustizia dell'incontro. Vi ringrazio. Grazie. Grazie, professor Ceretti. Lei ha parlato poi di memorie e nel suo intervento ha citato tutta la stagione degli anni di piombo, che peraltro io ho seguito come cronista tutta. E mi è capitato di confrontare le memorie dei parenti delle vittime e anche le memorie delle persone colpevoli, dopo aver pagato il loro prezzo alla giustizia. E non in pochi casi queste memorie, non dico che si siano sovrapposte, ma l'incontro ha favorito l'esercizio della memoria di entrambi i lati, e siccome la memoria è per certi versi
liberatrice, no? Nel senso che è un riordino tra torti, ragioni, colpe, responsabilità della vita di ciascuno di noi, ho avuto modo di constatare come poi l'incontro fosse foriero di una memoria a certi tratti condivisa. Bellissima anche la sua espressione che la giustizia riparativa si occupa di quelle scorie che ogni delitto, ogni infrazione procura al di là di quelle che sono le persone coinvolte, perché rimangono scorie nella società che poi sono produttrici di rancori. Pensate soltanto alle faide che si protraggono negli anni, nei decenni e forse anche di più, insomma. Ecco, e il fatto di non aver elaborato che cosa è successo, questo per esempio intercetta anche il diritto all'oblio, che è una cosa importante, ovviamente, ma che non cancella il fatto storico e non cancella il ragionamento sul fatto storico che è accaduto. Beh, insomma, questo è un aspetto estremamente importante della giustizia riparativa, che esce dall'ambito penale o dall'ambito civile, insomma, riguarda le relazioni sociali e anche la costruzione di un ambiente di incontri più facili per il futuro. Io lascio la parola adesso a Sornelli, che ringrazio per la sua presenza, che è un vero privilegio per noi, e le lascio raccontare la sua esperienza, stavo dicendo sul campo, ma in questo caso sul carcere, che è un campo ben più difficile, dove si incontrano drammi, tragedie, persone, vite, e credo che il suo contributo sarà estremamente prezioso. Prego. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Disculpen, no hablo italiano, lo haré en español, tengo un traductor. Voy a partir contándoles que llevo 18 años como capellana en la cárcel de mujeres de Santiago de Chile. Ringrazio voi qui presenti, ringrazio della possibilità. Io sono da 18 anni nel carcere di Santiago del Chile. Cuando fui enviada por mi congregación del Buen Pastor a la cárcel, fui enviada a evangelizar a las mujeres privadas de libertad. Cuando fui mandata dalla mia congregazione del Buon Pastore al carcere, fui enviada a persone prive di libertà. Cuando vi la realidad de mucha gente viviendo en la indignidad, hacinamiento, pobreza y miseria, dije, no puedo hablar de un Dios que las ama en estas condiciones. Quando ho visto la condizione di persone che erano in luogo molto ristretto e in condizioni difficili, non potevo parlare di Dio che le ama. Muy bien. Lo primero fue conocer a las mujeres. Innanzitutto il mio compito fu di conoscere le donne. Habían 2000 mujeres en ese tiempo. C'erano 2000 donne in quel momento. En un lugar que era para 600. In un luogo che era per 600. Entonces comencé a conocerlas, a escucharlas. Dunque ho cominciato a conoscerle e ad ascoltarle. Preguntarles por qué estaban privadas de libertad. Chiedendo perché erano prive della libertà. Cuando conocí sus historias de abuso, maltrato, violación. Quando ho conosciuto le loro storie di abusi, maltrattamenti e violenze sessuali, dije, no puedo hablar de Dios aquí sin antes lograr de que se sientan amadas como mujeres. Non posso, dissi a me stessa, non posso parlare di Dio in questa condizione se prima esse non si sentono amate. Comenzamos a trabajar
un proceso donde ellas se reconozcan como victimarias. Cominciamo a lavorare ad un processo dove esse si riconobbero parte come vittime. Para que después ellas se reconocieran víctimas de un sistema injusto. Perché poi esse si riconoscessero vittime di un sistema ingiusto. Un sistema que las atropella permanentemente. Un sistema que le calpesta permanentemente. Sin educación, pobreza, sin oportunidades. Senza educazione, in povertà e senza possibilità. Creé junto a un sacerdote una fundación. Ho creato insieme ad un sacerdote una fondazione che si chiama Mujer Levántate. Che si chiama Donna Alzati. Inspirata nel testo biblico. Ispirata al detto biblico. Donde Jesús le dice a la niña que no está muerta. Dove Gesù dice alla bambina che non è morta. Sino che le dice ponte de pie. E che invece le dice alzati. Para que se ponga de pie, tiene que reconocerse persona. Per alzarsi, tiene que riconoscersi persona. Con esa fundación hicimos el proceso de trabajar cuatro pilares. Con questa fondazione iniziamo il processo di lavorare quattro pilastri. La misericordia, acogida, perdón y restauración. La misericordia, l'accoglienza, il perdono e la restauración. Donde ella se sienta primero amada a sí misma. Dove innanzitutto ella si senta amata da se stessa. Y sienta que Dios la abraza. E sente che Dio l'abbraccia. A través de las personas que estamos con ella. Attraverso delle persone noi che stiamo con lei. Recién ahí ella puede decir sí, soy humana. Partendo da lì, ella può dire sì, sono umana. Y puede reconocer que ha hecho daño a otras. E può riconoscere che ha fatto del male a altre. Chile es un país pequeñito al sur del mundo, en América. È un paese piccolo al sud del mondo in America. Tiene 17 millones de habitantes. Ha 17 milioni di abitanti. 47.000 personas tras las rejas. 47.000 persone di là dalle sbarre. De esas no alcanza el 10% las mujeres. Di esse non raggiunge il 10% le donne. Las mujeres cometen delito para vivir. Le donne commettono delitti per vivere. Microtráfico de drogas. Microtráfico di droghe. Robos. Furti. Y algún otro homicidio. E qualche altro come gli omicidi. Las personas privadas de libertad en Chile no son visibles. Le persone prive di libertà in Cile non sono visibili. Los muros de una cárcel son altos para no verlas. Le mura di un carcere sono alte in modo che non si possano vedere. No para que no se vayan. Non perché non se ne vadano. Con la visita del Papa Francisco a Chile. Con la visita del Papa Francisco a Chile. Las mujeres fueron vistas. Le donne furono viste. En Chile y en el mundo. In Cile e nel mondo. Por eso yo estoy aquí ahora. Per questo io sono qui adesso.
muy difícil en un país pequeño, una sociedad y un Estado castigador. È molto difficile in un paese piccolo una società e uno Stato che castighino. Por lo tanto, trabajar en la cárcel no es valorado. Pertanto, lavorare in un carcere non è valorizzato. Hay que ser valientes. Bisogna essere coraggiosi. Para estar ahí. Per stare lì. Y amar a esas mujeres. E amare queste donne. En la pandemia. Durante la pandemia. Me fui a vivir a la cárcel. Sono andata a vivere nel carcere. Porque no podía viajar. Perché non potevo viaggiare. Pude vivir y experimentar. Fui a vivere e sperimentare. Lo que significa estar privada de libertad. Ciò che significa essere priva di libertà. Para mí fue la mayor riqueza. Per me è stata la più grande ricchezza. Acompañarlas en su dolor, angustia de pensar que iban a morir. Acompañarle en el loro dolore y en la angustia que sarebbero morte. Tenían claro de que si llegaban a un hospital no iban a ser las primeras atendidas. Avevano molto chiaramente presente che se fossero andate ad un ospedale non sarebbero state le prime ad essere curate. En la cárcel he sufrido personalmente quizás el rechazo de algunas personas. Nel carcere ho sofferto chissà forse il rifiuto da parte di alcune persone. Pero no importa cuando se trata de levantar a las mujeres. Ma non importa quando si tratta di alzare, sollevare le donne. Y hoy quiero que venga conmigo Paola, una mujer. Oggi voglio che venga con me Paola, una donna. Que estuvo privada de libertad 5 años. Che fu priva della libertà per 5 anni. Y lleva 5 años en libertad. Ed è da 5 anni in libertà. Ella va a contar. Ella racconterà. Che significa? Che significa? Ser restaurata. Essere restaurata. No hablo italiano. Como dice la madre, estuve 5 años privada de libertad. Se le traduces. Sì. Sono stata, come ha detto la madre, 5 anni priva di libertà. Quando estuve privata di libertà, stava totalmente destruita. Pásale il micro. Ero completamente distrutta. Creí che lo hacía bien siendo delincuente. Credevo di far bene a essere delinquente. Pero me equivoqué. Ma mi sono sbagliata. Dios restauró mi vida. Dio ha ristrutturato la mia vita. Me cambió, me hizo una mujer nueva a través del trabajo de la Fundación Mujer Levántate. Mi ha fatto una donna nuova attraverso l'azione della Fondazione Alzati. Y cuando yo decidí cambiar. E quando ho deciso di cambiare, mis 4 hijas se hicieron unas mujeres nuevas y buenas. Le mie 4 figlie sono diventate donne nuove e buone. Hoy día trabajo en una empresa del retail. ¿Cómo? Retail. Adesso trabaja, lavora in una impresa di. En una empresa que se llama Sodimac, que me recibieron sin enjuiciarme, sin juzgarme.
che mi hanno accolto senza formare un giudizio su di me e senza dei pregiudizi. Y junto a la Fundación Mujer Levántate me dieron la oportunidad de ser la mujer nueva que soy hoy en día. Insieme alla Fondazione Alzati mi hanno dato la possibilità di essere la donna che adesso sono. Podría decir muchas cosas de la Academia sobre justicia restaurativa. Potrei dire molte cose sul tema della giustizia riparatrice. Pero es muy importante que ustedes reconozcan. Ma è molto importante che voi riconosciate que la persona para que se reconstruya. Che la persona perché si ricostruisca. Tiene que ser de a poco. Deve essere da poco a poco, poco alla volta. A mí me preguntan, ¿cuántas mujeres se convierten? A me chiedono quante donne si convertono. Y yo digo, no sé. Io dico, non so. Eso lo sabe Dios. Questo lo sa Dio. Porque es un proceso largo. Perché è un processo lungo. Y de toda la vida. Y de tutta la vita. Y ustedes. E voi. También pueden estar encarcelados. Anche voi potete restare nella carcere. Y afuera. E anche fuori. Y adentro de la cárcel. Dentro il carcere. Se puede vivir en libertad. Si può vivere in libertà. Del corazón. Del cuore. Cuando me preguntan, cuando mi domandano, ¿cuántos años más voy a estar en la cárcel? Quanti anni ancora starai nel carcere? Digo hasta cuando Dios quiera. Dico finché Dio vuole. Porque hemos trabajado duro. Perché abbiamo lavorato duramente. Para que hayan leyes como las de ustedes, de la ministra. Perché ci siano leggi come quella vostra della ministra. Donde no castiguemos tanto a las mujeres. Dove non castighiamo tanto le donne. Porque ellas delinquen para hacer alimentar a sus hijos. Perché esse commettono delitti per dare cibo ai loro figli. Entonces, espero mi sueño. Dunque, spero il mio sogno. Y el sueño de Mujer Levántate. Il sogno di donna alzati. Es que no hayan cárceles de donas en Chile. E che non ci siano carceri di donne in Cile. Y el sueño o la visión de Mujer Levántate. Il sogno, il programma di Donna Alzati. Es un país justo, mujeres libres. È un paese giusto e donne libere. Los invito y las invito. Vi invito, signori e signore, a ser valientes. A essere coraggiosi. Y dar la pelea como la ministra. E dare battaglia come la ministra. Por construir leyes. Per costruire leggi. Que no aplasten. Che non schiaccino. Sino que levanten a las personas. Quanto piuttosto innalzino le persone. Que la ley, como dijo Jesús, no ahogue el espíritu. Che la legge, come ha detto Gesù, non schiacci lo spirito. Eso es lo que yo les quería compartir y quiero terminar. Questo è ciò che io volevo condividere con voi e voglio terminare con un video que es una canción de un chileno. Voglio terminare con un video che è la canzone di un chileno che dice no nos robarán la esperanza. Che dice non ci ruberanno la speranza. A mí ni a ninguna mujer en el mundo porque podemos ser
valientes, luchadoras. Non ci vuole una speranza a me e a nessuna donna nel mondo, perché saremo coraggiose e lotteremo. Para salir adelante con la vista de frente. Per andare avanti avendo di mira il futuro. Quiero che pongan il video, por favor. Che mettano il video. No me robarán, no me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a imágenes. Voglio dire che tutte queste immagini son de la cárcel. Son del carcere. La cárcel, esa cárcel fue administrada. Questo carcere fu amministrato. Por las hermanas del buen pastor. Dalle suore del buon pastore. Hasta el año 96. Fino all'anno 96. Después las dejamos 10 años. Poi lo lasciammo 10 anni. Y yo volví el 2005. E io sono tornata nel 2005. Esa iglesia, quella chiesa, la construyeron las hermanas. La costruirono le sorelle. Y tenemos misa. Abbiamo messa. Todos los domingos. Tutte le domeniche. Donde las mujeres celebran la vida. Dove le donne celebrano la vita. Muchas gracias. Molte grazie.